Ci conosci qualcuna qui? Che c'è? Gesù! No, sta attento, Dennis! Mai visto un catorcio simile? Ma si potrebbe sistemare. E come? Sì. Ah, verrebbe una cosa eccezionale. Quanto vuole di questa? Non sarà mai troppo, qualunque cifra, può dirmelo. Si chiama Christine. Mi piace Christine. Sei proprio scemo o non conosci bene il tuo amico? Ha negli occhi lo stesso sguardo che aveva mio fratello. L'unica cosa che ha amato mio fratello nella sua marcia vita era quella macchina. Nessuno si è mai messo tra lui e Christine. Chi ci avesse provato, guai a lui. C'era morta soffocata la sua bambina, ma non per questo la buttò. Ci andava in giro con la radio a tutto volume, se ne fregava di tutti meno che di Christine. La sola volta che ci mise bocca fu quando Rita si suicidò. Chi era Rita? Sua moglie! Se ne fotteva di lei. Ci morì come è morto lui. Allora lo costrissi a disfarsene. Per rispetto, capisci? La macchina dopo un mese tornò. Tornò? Che vuol dire? Tornò, no? Una macchina molto vecchia procedeva sulla strada adagio, come un disco che gracchia e lei si sentiva a disagio, dove sfrecciavano le nuove auto che parevano beffarsi di lei, dove un giovane autista incauto si credeva il più bello degli dèi. Così prese la decisione di togliersi dalla strada, come quando vecchiaia impone e la giovinezza si dirada. Ma apparteneva ad un vecchio pazzo che decise di fare una prova. Le attaccò vendersi, ma senza prezzo, tanto mica era un'auto nuova. Primo che era interessato disse che valeva 1.000 euro, perché il suo tempo era passato per i pezzi di ricambio e lo stereo. Il secondo gliene dava solo 100, perché poi costava il passaggio. Ci avrebbe caricato del cemento o solamente del foraggio. Il terzo la voleva in regalo, per metterla solo in vetrina o per farci da palo per qualche rapina. La macchina non andava più in moto, aveva il motore triste e stanco. Nessuno più le faceva una foto, pensava, chissà, il giorno che manco. Un giorno passò di lì un collezionista che appena la vide le si avvicinò. Lei non credette alla sua vista e la portiera a lui spalancò.
macchina in età senile, motori che oggi non fanno più. Lui si sedette sul suo sedile, sporco, con tonalità di blu. Mise le mani sul volante e il proprietario s'avvicinò. Questo cattorcio ambulante, chissà se lo venderò. Sono io quell'acquirente che ha intenzione di comprarla. Io sono diverso dalla gente che una cosa non sa apprezzarla. Le darò quello che chiede, disse il proprietario incredulo, che intanto anch'egli si siede, considerandolo il suo idolo. Affare fatto, la macchina è sua, stringe la mano e poi saluta. Rimasero soli in quella via, in un silenzio da scena muta. Anche se non sei più in e la vita ha il cartello alto, ti chiamerò Christine, come in quel film cult. Siete anche voi delle macchine, da strada o chissà quale pista, non vi diranno più eccola, dovrete aspettare un collezionista, uno che possa apprezzarvi, qualsiasi sia il prezzo da pagare, uno che sappia consolarvi per l'età che continua ad avanzare. Un collezionista è più di un fan, vi guarda appena sveglio al mattino, ferma il tempo come Peter Pan e come lui resterà bambino. Non gliene frega niente delle macchie o dei motori ormai tartarughe. Tenetevi care le cose vecchie, perché il loro amore non ha rughe.